credo che sia molto importante che intanto noi cominciamo a valorizzare i giocatori che abbiamo a disposizione, i nostri giovani, quelli che sono, che hanno valore. Dovranno essere giocatori con grandi motivazioni. È quello che io chiedo anche ai giocatori, di essere comunque sempre allegri quando si fa allenamento, perché comunque giochiamo, ci divertiamo e questo stato d'animo lo dobbiamo rappresentare sempre e comunque, perché noi dobbiamo prendere tanto sul serio, non è che facciamo qualcosa di chissà che, insomma. E quindi, siccome giochiamo a calcio, facciamo una cosa che ci piace, è giusto che mostriamo anche l'entusiasmo. Apparteniamo a questa gente, a questi tifosi che ci vogliono bene, quindi andando incontro a loro dobbiamo accoglierli con entusiasmo, trasmettere l'entusiasmo perché ce lo ridiano e in campo ci spinga. Si gioca a calcio per sfruttare le potenzialità e le qualità dei calciatori, perché non può essere solo l'idea di un allenatore che obblighi i calciatori a fare quello che magari non sanno fare. Io sono dell'idea che bisogna sfruttare i calciatori per far loro quello che sanno fare meglio, perché è il loro entusiasmo e la loro disponibilità che poi serve in campo per fare i risultati. Se mi permette un pizzico di presunzione, io sono un uomo di calcio. E anche se non mi chiamo Zeman, il calcio lo conosco anch'io. E conosco gli uomini che sono intorno al calcio e nel calcio. Io sono un convinto assertore che le squadre principalmente le fanno i calciatori, con la loro qualità, la loro intelligenza. E questa è la differenza. Quindi, è che i moduli, i sistemi di gioco, eccetera, hanno poco a che fare quando ad interpretarli poi sono grandi calciatori. Non avrà, almeno per ora, pieni poteri sul campo e dietro la scrivania, ma quel che è certo è che Gigi De Canio un po' del suo passato British lo ha portato al Genoa. Nella stagione 2007-2008, allenatore dei Queen's Park Rangers, meritevole ora di aver conferito solidità e concretezza alla difesa del Grifone, che nella passata stagione è stata la più battuta d'Italia e che nelle ultime tre gare di questo campionato ha incassato una sola rete. Da qualche settimana a questa parte, prima di scendere in campo per allenare fiato e polmoni, con il supporto dell'analisi video preparata dall'assistente Pavese, è prevista una lezione teorica per entrare nei dettagli dei movimenti e delle singole situazioni. Un'usanza molto in voga presso i colleghi d'oltremanica. Appropriati, ideali, utopistici, forzati, talvolta obbligati, ma in ogni caso puntuali. Cambi di modulo continui per il Genoa di De Canio, che si presenta ad ogni appuntamento con l'avversario di turno con un vestito diverso. All'esordio contro il Cagliari era il 4-3-3, trasformatosi in un 4-2-3-1 a Catania, con Immobile punta centrale, affiancato da Jankovic e Vargas. Con la Juventus, il Genoa ha offerto decisamente la prestazione migliore al di là del risultato, schierando per la prima volta la coppia d'attacco Boriello Immobile, passando per la Lazio, in cui il mister auspicava un Genoa concreto, tenendolo di fatto, grazie al gol di Boriello in campo dal primo minuto, a fianco a Immobile con Bertolacci versione trequartista. 3-5-2 nell'impegno casalingo contro il Parma, 4-3-1-2 nella trasferta di Udine, fino alla recente gara con il Palermo, dove il tecnico rossoblu ha schierato un inedito 4-4-2 con Kučka addirittura esterno di centrocampo. Li teniamo qui con noi, Monica, andiamo avanti perché abbiamo ancora sorprese, no? Eh sì, adesso è il momento di premiare il miglior allenatore straniero all'estero. E quindi lasciamo i due protagonisti sul palco e chiamiamo con noi ancora Luigi De Canio. Luigi De Canio, premiato come miglior allenatore italiano all'estero in questa stagione per aver salvato i Queen's Park Rangers di Briatore. Luigi De Canio che ritorna sul palco. Mister, facciamo un trio di allenatori, ben trovato Luigi. Un trio fantastico, un applauso, dai. Premio come miglior allenatore all'estero, premiano Cesare Prandelli e Renzo Olivieri. Grazie a Luigi De Canio. Grazie.